Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi diamo un'occhiata alle spade per quanto riguarda Itto, perché ho notato che nei commenti in generale, sotto i miei video, ma anche su Facebook e in generale, c'è un po' di confusione riguardo alle armi. C'è questa propensione al credere che Itto vada bene esclusivamente con la Red Horn e che non faccia danni con le altre armi o che ne faccia esageratamente di meno. In questo video, affrontando Masanori un po' di volte, vi faccio vedere quali sono le differenze, diciamo, reali tra le varie armi a parità di build, a parità di, ovviamente, di team comp, di party, insomma. E vediamo un attimo di tirare le somme. C'è sicuramente differenza? Sì, ma non crediate che non sia utilizzabile se non alla Red Horn. Ora, purtroppo nel mio account non ho una White Blind refinata alta, cioè non ce l'ho proprio perché non l'ho mai usata, quindi non posso far vedere anche la White Blind. È la mia Serpent Spine è solo Refine 3. In questi mesi, appena possibile, il prossimo ancora Battle Pass la chiuderò, ma per adesso sono solo R3. Quindi non avete comunque, diciamo, il massimo potenziale di quell'arma in particolare. Però vi faccio vedere anche l'Unforged, vi faccio vedere anche la Wolf Gravestone, vi faccio vedere anche il pesciazzo che non serve a nulla, probabilmente su di lui a livello di passiva, però giusto per farvi vedere anche un attimino come funziona. E della Red Horn vi faccio vedere la build sia con la corona Crit Rate, sia con la corona Crit Damage, nonostante abbia ovviamente molto meno Crit Rate. Quindi diciamo mi è andata bene per la registrazione, ma generalmente fa molti meno critici, ovviamente avendone tipo 30% in meno quasi. Comunque, bando alle ciancine, io direi che si può cominciare. Vi lascio le clip e poi torniamo per considerazioni finali. Buona visione.
Ed eccoci arrivati, come dicevo, alle considerazioni finali. Allora, avrete visto che chiaramente il danno è diverso da un'arma all'altra, ma è così tanto differente, è così tanto diverso da quello che pensavate? Vi chiedo di dirmelo nei commenti, perché molte persone scrivevano, sia qui, ripeto, che su Facebook, o comunque altre piattaforme, eccetera, cavoli, però Cala, ho visto, ma madonna, io faccio, cavoli, letteralmente la metà del danno, quindi la Red Horn serve, eccetera. Non è proprio così, ragazzi. Una volta che avete visto la differenza tra le armi, certamente i singoli colpi, il colpo caricato, usci stesso, il toretto lì, fanno diverse migliaia in meno, qualche volta poche differenza, a volte un po' di più, a volte differenza sul caricato, a volte differenza su usci, dipende dalle varie situazioni. Però di base, se notate una certa differenza tra quello che è magari il vostro hit attuale e quello che avete visto nel video la volta scorsa quando avete commentato, il fatto è semplicemente che magari non abbiamo gli stessi equipaggiamenti, magari io ho avuto un po' più di fortuna di voi, ho farmato un po' di più, insomma, prendetela come volete. Magari voi non avete la possibilità o non avete ancora questo signorino qua. La costellazione 6 di Gorou fa tanto sul danno che vedete. Quindi sono tante le cose che vanno considerate, non è solo un discorso di ah, ma metto l'arma, che cavoli, quello fa il doppio. Non è solo l'arma, sono tante le cose, l'avete visto. Anche l'Unforged, che non è un'arma dedicata a lui alla fine. Per quanto chiaramente l'abbia sfruttata con lo scudo, eccetera, la Serpent Spine R3 ci è andata molto molto vicino, nonostante tutto. Chiaro, è un'arma un po' diversa, non è comunque un'arma free to play, eccetera eccetera, però di base ci è andata abbastanza vicino, ed è R3, non è neanche R5, quindi la differenza, insomma, il margine è ancora più di miglioramento, c'è ancora, per non tantissimo, ma per un po' c'è. Quindi, ripeto ragazzi, secondo me date un'occhiata a tutto. Vi chiedo scusa per aver tagliato l'ultima clip, quella del pesciazzo. Sicuramente noterete che c'è proprio un taglio tra le skill, ma l'ho registrata 20 volte e non mi veniva il critico o da una parte o da usci o dal colpo caricato finale e stavo impazzendo. Alla fine ho tagliato, ho preso le clip dove c'era, tanto la build è quella e i danni erano sempre gli stessi. Sappiate che questa cosa che vi ho appena detto però incide chiaramente tantissimo su tutto quanto, perché una volta che avete un'arma dove riuscite ad avere 55 di crit rate rispetto alle armi dove arrivate ad 80, la differenza c'è. Molto spesso capiterà che magari il critico sul colpo decisivo non lo diate. Quello influenza parecchio, quindi secondo me da questo punto di vista non ho potuto provare la White Blind, ma anche lei sicuramente ha problemi di critico come le altre armi, come l'Unforged eccetera, quindi molto probabilmente Serpent Spine e Red Horn sono sicuramente le migliori, Red Horn in primis, Serpent Spine in seconda, dopodiché a scendere tutto il resto. Ma potete usare anche le armi free to play, avete visto il pesciazzo, per quanto la passiva non si attivi faccia schifo a livello di... cioè su di lui non serve, il danno era abbastanza buono. Il danno era abbastanza buono, c'erano comunque quei 40.000 colpo e so, è oltremodo dignitoso, è oltremodo dignitoso, quindi non pensate davvero che si possa giocare esclusivamente con la Red Horn, altrimenti fa schifo, come non pensatelo, ripeto, per favore non pensatelo, che non si possa giocare senza Gorou, altrimenti fa schifo. Itto è un personaggio della Madonna, punto. Chiaro che in certe team comp, esattamente come tutti gli altri, performa meglio. Giocatemi una Yula senza il Superconduct, non renderà come quando la giocate con il Superconduct, è ovvio. È ovvio. Quindi questo è quanto, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato utile. Lasciate un like, mi raccomando. Iscrizione come sempre. Trovate i social in descrizione. Per qualunque cosa, domanda, eccetera, scrivetemi nei commenti e sarò felice di rispondervi. Buona continuazione. E io comunque non so se l'avete notato, ma Itto c'ha gli addominali disegnati. Non c'è nessun rilievo qua, sono disegnati. Che vergogna, cazzo. Una volta che ne mettono uno ed è pure fake.